Cari amici del tubo, buonasera a tutti, buon sabato sera a tutte le persone che vanno naturalmente fuori nella pizzeria e buon sabato sera a tutte le persone che rimangono in casa come me, talia che ciuffo che hai o vedere. Comunque il mare a me non mi frega. Avevo preparato tutto per domani per andare al mare, ma siccome sono uscita fuori e mi intise una sputacchiata anti-estate, chi è? Era acqua. È arrivata una nuvolata, scusate signori, ma sento caldo. È arrivata una nuvolata, ho detto guarda, questo è un avvertimento. Io anelletti al forno che navigano nella teglia a mare, non ne mangio. Io la cotoletta col panino bagnato sotto l'ombrellone, non lo mangio. Preferisco rimanere a casa, sedermi a tavola, farmi una doccia e mangio. Un picchio che hai ore sopra e fuete. E quindi romani, immancabilmente, appena io mi rapo l'ombrellone a mare, mi vola. Vuppete. Che poi allora dobbiamo smetterla del fatto che quando vola l'ombrellone vi dovete mettere a ridere. Non c'è niente da ridere. Va bene? Non c'è niente da ridere. Perché l'altra volta, tempo fa, 2 anni fa, quando mi volò a mia, i addini in ta spiaggia, disse, ci sono le galline nella spiaggia, che cosa c'è da ridere se vola un ombrellone? Ma poi a me quando mi vola, se ne va distante. Meno male che me l'ha portato un bagnino, così me l'ha portato, ci ho detto, siediti che ti offro da bere. Capito? E ancora nella spiaggia continuavano. Caio avete a chissà carredeo. Capito? Che chissà poi scende con la spiaggia. E io ci bucisse. Ora io che fa? Capisse a ridere che sbattiste, c'è di sentire la sabbia che caresse. Cosa sa recare con se avuto? No, allora io quello che non sopporto è il ridere, signori miei, non si può. Non si può, l'ho detto pure l'altra volta, tempo fa, una vuol dire dalla scalinata, tipo la Scala di Milano, no? La Scala di Milano che cos'è? Che cos'è? Un teatro? Io là, io quando dicono Scala di Milano è una scala lunga per me. Una volò una scala, taratata, e ridevano. Pigliate da cristiana, alzatela, passateci un fazzoletto nei ginocchi, dico io, anziché ridere e gallinare così. Perché non è bello ridere quando una persona si fa male. È bello magari ridere quando, capito, una persona magari così scivola involontariamente, senza farsi niente. Ma l'ombrellone che si scricchia tutto. 15 euro di ombrellone si scricchia tutto, cavuola, ridere. No, allora io vado pure a mare per fare a bere. E francamente domani, siccome c'è un po' di vento, che a me mi deve volare l'ombrellone, che gli altri devono ridere, che a me sciaglia di chi gente, a mia miseria. Quindi io preferisco rimanere a casa mia. C'è niente di male, domani faccio paccari a forno. Ho cambiato modo di farli. Avevo detto che li dovevo fare col pomidoro e melanzane. No, stavolta faccio con sempre le melanzane fritte dentro i paccheri. Salsa di tritato e funghi tutta di sopra, mozzarella e poi infilata in tofu. E lei pensa che io i paccheri mi porto a mare a questo intomento che sto mangiando con quel vento mi vola un pacchero la buccia da bucca e su mangia? No, no, assolutamente no. Io ricordo l'anno scorso che la stavo combinando con una signora con la pollanchella, con la pollanca che io non ne avevo, che le avevo dimenticate, ho visto a questa con la pollanca in mano e mi ci sono avvicinata. Ci ho detto, scusi signora, non è che per caso, dove l'ha comprata questa pollanca? Ci ho detto, perché è passato di qua quello della pollanca? Perché se passa, li compro. Cioè, no, non passa, l'ho fatto io a casa. Ci ho detto, mi scusi signora, pensavo che passava quello delle pollanche. E mi aspettavo. Non appena io ci ho detto così, questa cominciò a farmi spregi con la pollanca così. Così, tutta che. E mi guardava. Cioè, sei stupida perché se da me viene qualcuno che mi dice, signora, la vedo con la pollanca, che passa? Perché mi va? Io prendo quella mia mezza e ci dico, senti figlia mia, qua non passa quella della pollanca, l'ho fatta io, però te ne do mezza. Tieni, mangiala, assaggiala, io sono così di cuore. Capito? E chissà cominciò. Ma roba di cocche.
Sta Cristiana poteva avere qualche 63 anni, 64, con la pollanca così. E io che guardavo e aiutava, diceva tutto buono e benedetto, ma questa mi sta tutto il tempo, dopo un pezzo sento fare ah, e chi è? E guardo e c'era nella pollanca la dentiera. La signora si ci appezzò la dentiera, capito? Così, in questi casi si ride. In questi casi si ride, io infatti non mi potevo fermare. Capito? Lei poi se l'è presa e sa mi sa ridere. Signori miei, tempo al tempo, chi su e picchi lei, questa doveva fare spregi, capito? Come passò quello del gelato. Ci si senta quant'è quel gelato? Magna, magna, quello là, magna, magna, ma che giù. Ci si quant'è questo gelato? Dice 3,50 euro. Mi ci si troppo caro. Si gira questa, dice, me lo dia a me, dice quello bianco. Così. Oh. C'è niente di male, se non me lo posso permettere io, non è che significa che gli altri non se lo possono permettere, ma te lo devi mangiare adeguatamente. No, che cominciasse a girare te da me. E io dentro di me dicevano tu a se cominciava a fare. Signori miei, quando ci vuole, ci vuole. Perché a dire mangiatelo, giusto, mangiatelo. E basta. Capito? Quindi tutto qua. Mi sono alzata, c'era un bar, un lido, ho detto, senti, hai coni? Sì, ci sarà me un bel cono. E mi pigliavo un cono di questa portata. E da quando poi finì io mi mise in faccia interita proprio sai con la sdraietta che uno si può mettere tipo per prendere il fai io faceva finta che mi pigliava il sole e da che talea cioè tu vedi che fa male mangiare davanti agli altri quando te che vuoi il cono un turugno capito e così nascono discussioni nascono capito sono stata cacciata già da 5 lidi. Io, perché non posso vedere le cose storte. Sono stata cacciata da 5 lire. Ok, anche perché c'è il detto, dice fate l'amore ma non fate la guerra. Sì, ci siamo, ma non è che significa che devi fare l'amore nella spiaggia, tu cacci su, a voci cristiane. Ok, finché è un bacetto sul viso, fare dire ma che tu c'hai chianare di sopra, a me non va bene. Capito? Quindi tutto qua ed è successo a me. È successo che nel mangiare che lo davi, io capisci lui giocavano, questi due ragazzi, tutto insieme a lui, patapuffi, ci se, o ti levi di sopra, ci se, o tappi sull'ombrellone già. Dice signora che ci interessa a lei? No, questo è il luogo pubblico. Tu se hai tutti i desideri te ne vai a casa. Capito? Ma io non è che. Ci se, senti qua, figlio mio, già io aveca un fazzo queste cose di un bello pezzo. Vi ci mettete pure guate e mi stimolate, quindi andate via. Quindi ho sempre qualcosa da dire, lo so, mi devo calmare un po', perché se no così finisce che io poi vengo espatriata da tutte le spiagge e questo non va bene. Questo non va bene. Il mio lido vuol dire, il mio lido quest'anno non me lo posso godere, lo scoglione. Espatriata completamente, neanche ci posso passare. Ma io ci passo però con tutto l'ombrellone. E io ci dico, sto andando alla spiaggia libera, sono sempre qua. L'altra volta che dovenne? Cioè, signora si deve mettere fuori. Che cosa? Mi mettere fuori di dove? E dice, lei è dentro il lido. No, io un sogno in il lido. E il battiscopa, ci ho detto come si chiama. O battemare, o battiscopa è libero per tutte. Va bene? Dice, sì, però non deve mettere l'ombrellone. Vabbè, io ci metto. Capito? No, assurdo, signori miei, quando si puntano poi nelle cose, e questo non mi ha voluto perché dice che c'era un estratto del conto al bar di qualche 700 euro mio. È vero, perché io ci diceva, scrivi che quando prendo lo stipendio ti pago, scrivi quando prendo lo stipendio ti pago, scrivi quando prendo lo stipendio ti pago, io lo stipendio non l'ho preso mai. E accumulavo 700 euro di gelati. Birretta e tu dici così. Pazienza, signori miei. Hanno anche su questo qua ragione. Il fatto che mi dicevano che non potevo cucinare, io cucinavo. Capito? Tutto qua. Una volta è venuto il proprietario,
i buchi del naso li aveva tanti, questo così sentiva gli odori fino a 10 km di distanza. Così li aveva, un naso ce l'aveva così. E io ogni volta che mettevo la padellina, che esso faceva, e spuntava, io chiudevo la cabina. E io, c'è odore, che sta qui, c'è odore, ci sono tanti ristoranti, ce ne sono fuori, e tutte ne venne qua, a giarare questi naschi che hai a così larghi. Assurdo. Ma come si fa così, signori miei? Mi dovete, ma perché noi altri dobbiamo essere privi delle nostre cose? Capito? Tutto qua. Ora lui dice, la vuoi la cabina? Mi devi pagare il conto, 700 e rotti euro di gelati che ti mangiassi l'estate scorsa. E io, per mia, io puoi stare fresco. Scusa, qui, santa verità. Per mia puoi stare fresco. Perché visto che io sono in punta, mi impunto pure io. Mi impunto pure io. Signori miei, questo c'è. Usate io quando è che facevo le melanzane ammottonate, le melanzane alla parmigiana, chi su chi nasce tante quante cose c'era te io. Che ci diceva pagameli. Ci dicevo pagameli, no, tante cose ci ho dato. Ci diceva venga, venga. Allora lui mi dice, ma dove li ha cucinati? A casa. Cioè, ma sono caldi. Perché? Sotto il sole canestre fredde. No, lui si voleva intrufolare, capito? Una volta mi ha detto mi apri la cabina che devo entrare, certo io pago la cabina e finché paghi è casa mia, tu un ciasse. Ho fatto bene, perché se no se ciasse va bene. Se ciasse va trovava di tutto, io pure la lavabiancheria c'avia. Un ferristero, tutto là, signori miei, tutto a mare, che ne valeva la pena che uno vedeva l'incia, doveva sterare, non è che la cabina costava così poco, capito? Quindi tutto qua, ci ho detto quando lei ci pensa, perché lei, chi scambia il vecchio per il nuovo, male si trova, ci disse. Lei sta cacciando via me, può essere che lei troverà uno che non conto 700 euro, che manco ci paga, manca la cabina. Quella cabina dipinta da me, io muratore, la cosa qua è matincivo tutta, fatta tutta rossa, perché io mi dovevo distinguere, io amo il rosso, vedete, io sono tutta rossa, mutande rosse, vestito rosso, capelli rossi, mi dovevo distinguere, quindi l'ho fatta e lui si è lamentato, vieni che i maschi tanti, certo che c'è, dice sento odore di vernice, certo odore di vernice, ti arriva a vedere che su, a via l'ufficio a 2 km. Ci ho detto, guarda, c'avevi la cabina, te l'ho dipinta. Dice, non lo dovevi fare, qua sono tutte bianche le cabine. Cioè, te l'ho fatta rossa perché. Cioè, ma dice, prima che te ne vai, la devi dipingere di nuovo bianca. Ci ho detto, va bene, io mi devo c'è la sabugia rossa. Ora, l'altra volta sbagliavo e sono talmente cretini che montavo le cose sbagliate. C'è una cabina chiave, a porta russa. A cosa bianca, ah, ma non lo vedi che la cabina era tutta rossa? Monta la cabina rossa, manco si affirano a montarle. Assurdo, assurdo ma vero. È così, signori miei, è così. Purtroppo quando una si appreca con una persona, finio. E si apprecò Cristo con me. Ma io ci fece quattro, mi interessa. Mi interessa. Una volta mi fa, dice signora Titina, certo perché io stavo là, io ci andavo di mattina presto, io dormivo nella cabina, io facevo finta che ammeneava, però poi alle 9 facevo il giro ed entravo, facevo eccomi qua, ma io avevo il moto in ta cabina, sì, cosa ammeneava? Dice signora Titina, ho ricevuto una chiamata, non è che si può mettere qua nel bar, dice. Eventualmente dice non verrà nessuno perché è presto, dice, ma eventualmente dice lei dice che io sto per arrivare. Ci ho detto va bene. Ma se stavo già e ci ho guardato, gli interessa. Venivano bambini, e io, quella, che cosa vuoi? Capito? I bambini, le patatine, aspetta che ora sta venendo e dopo te li dà. Vieni fra un po' con la mamma, ci diceva. Poi mi girava e ho visto il frigorifero, quello col vetro. Tutto con le cose, ananas, birrette, tutto tra un cevette chiuso. Faccio così, zac! E lui c'aveva messo il catenaccio con la catena. Disse, guarda che io volevo infilare la mano, ma non ci andava. Per pigliare ne uno per bere, perché c'avevo sette. Stavo lavorando per lui.
Appena vedete che c'erano catene da cassa chiusa, me ne vado. Dopo mezz'ora venne lui: signora Titina, ma mi ha lasciato tutto solo, ci sei tutte cose chiuse, qui deve fregare le cose. Cioè, come che sa che c'è tutto chiuso io? Perché io ho tentato di aprire, ci ho detto per vedere se era chiuso. Dice, io chiudo tutte cose. Dice, sai cosa dice, ci metteva a lei parlando per me, andare con tutte cose a piedi. Assurdo, assurdo. Certe volte penso che sarebbe bello organizzare un giorno a mare con me e con tutti voi. Vi immaginate voi? Io vi difenderò, io guarderò voi, difenderò tutti. Ok, se c'è qualcuno che vi guarda, per dire, ci penso io. A cui state leando? State leata perché? Capito? Ci penserei io. Non si può fare, peccato. Però fosse bello, vi immaginate a mare con Titina? Bellissimo. A mangiare ci penso io e cucino io. Pasta per tu. Pasta rossa, pasta grossa in che rossa? Capito? A mare, capito? Belle macarruna. Vieni, mangia, uova, ci penso io. Voi basta che mi pagate l'ingresso al Lido, un giro nel pedalò. Ok, queste cose qua. Va bene, tutto qua. Del resto ci penso io. Un bacio a tutti, un buon sabato e una buona domenica. Ciao.